Pomeriggio e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG Flash delle ore 18. Il governo prepara il nuovo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta in particolar modo sulla movida, arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando l'asporto dai bar a partire dalle 18 e estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche alle zone gialle, così come già avvenuto dalle feste di Natale ad oggi. Ma sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una nuova zona bianca, seppur molto difficile da raggiungere al momento. Servirebbe infatti un RT sotto allo 0,5, in cui poter riaprire tutto come prima senza limitazioni. Sono le ipotesi trapelate al termine della riunione del Premier Giuseppe Conte con i capi delegazione presente oggi alle regioni nel vertice con il ministro Francesco Boccia. Nel nuovo DPCM non dovrebbe cambiare la norma che prevede la possibilità una sola volta al giorno e per un massimo di 2 persone, oltre come sempre ai minori di 14 anni, di andare a trovare amici o parenti. Nel provvedimento, oltre alla scuola, entrerà molto probabilmente anche la proroga alla chiusura degli impianti da sci, che al momento dovrebbero riaprire il prossimo 18 gennaio. L'unica cosa certa al momento è che il nuovo provvedimento continuerà a prevedere le zone colorate e il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Smentite invece la possibilità di istituire i weekend arancioni. Le giornate di sabato e domenica dunque avranno le stesse limitazioni delle zone di appartenenza. Resteranno ancora chiuse palestre e piscine, così come teatri, musei e cinema. Vaccini terminati nel napoletano, ma è già pronta la nuova spedizione per la campagna della prima metà delle dosi Pfizer contro il Covid-19. La spedizione, organizzata dalla struttura del commissario Domenico Arcuri, prevede in totale 34.000 nuove dosi di vaccino che saranno consegnate nei prossimi 3 giorni. Una volta arrivate poi a Capodichino, le confezioni dei vaccini, con l'unità di crisi che farà partire l'espedizione degli stessi hub di vaccinazione della campagna per riprendere così la somministrazione. Al momento infatti la campagna vaccinale in Campania è ferma perché sono state somministrate già 68.138 dosi di vaccino, il 101,7% delle 67.020 ricevute, una percentuale record raggiunta grazie alla suddivisione in più dosi operata dai vaccinatori, come previsto ovviamente anche dal protocollo AIFA. La ripresa delle vaccinazioni a Napoli quindi è prevista per mercoledì, come sempre, alla mostra d'oltremare di Fuorigrotta. Sempre sul fronte vaccini, Paolo Colombo, il garante dei disabili in Campania, commenta la notizia importante che le persone con disabilità verranno vaccinate insieme agli over 80 e insieme ai loro accompagnatori a partire dal prossimo febbraio. Un importante traguardo a tutela delle categorie più fragili in questo momento molto difficile della pandemia. Per diverse settimane infatti le associazioni delle famiglie dei disabili si sono battute per ottenere una priorità per le vaccinazioni. Le loro richieste sono state accolte: alla somministrazione del vaccino per i disabili verranno adibite delle strutture preposte già dalle prossime settimane. È un risultato importante aver riconosciuto la priorità alle persone più fragili, dovuto all'impegno comune di istituzioni, regioni, associazioni di persone con disabilità e le loro famiglie insieme a tutta la società civile, dichiara il garante Paolo Colombo. Sono riprese oggi intanto le mobilitazioni in diverse città italiane per chiedere che l'apertura delle scuole sia veramente una priorità per il Paese. Iniziative importanti a tappeto sono state promosse dal nord al sud, dal Comitato Priorità alla Scuola, dalla rete degli studenti e dai singoli istituti. A Roma una manifestazione è stata indetta da alcuni licei, tra i quali il Pastore e il Tasso. Iniziative stamattina in corso anche davanti al Ministero dell'Istruzione e alle prefetture. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrino a scuola, capisco le loro perplessità. La scuola è un diritto costituzionale, se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui, così il ministro per l'istruzione Lucia Azzolina. Nelle regioni a fascia gialla prosegue, tutto è aperto, tranne le scuole superiori, e questo creerà profonde cicatrici. I ragazzi hanno bisogno di sfogare in qualche modo la loro socialità.
Si fa l'errore di credere che la scuola non produca incassi. Se io chiudo un negozio so purtroppo quanto ho perso sulla scuola, questo discorso non si fa, ma i costi sono altissimi. Sono molto preoccupata anche perché oggi la DAD non può più funzionare, c'è un blackout della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati e sono preoccupata per il loro futuro. Il rischio zero non esiste mai in una pandemia, ma non esiste in alcun ambito. All'interno delle scuole però il rischio contagio resta molto basso, conclude, e lo testimoniano gli studi italiani ed europei. La scuola infatti si è organizzata molto bene, ho fatto tutto quello che potevo fare, chiedo a tutti quindi di trattare la scuola non in modo diverso di come si trattano le attività produttive. Cambiamo argomento, una scossa di magnitudo 1.8 della scala Richter con profondità 2170 metri, epicentro tra l'area della Solfatare e Agnano, è stata ancora registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano questa notte. Il nuovo evento è stato preceduto da un boato avvertito dai residenti della zona Solfatare e dai quartieri costieri tra Via Napoli e Bagnoli. L'evento principale è stato preceduto e seguito da altre scosse di minore entità a profondità tra i 3 e i 4 km, non tutti avvertiti dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone e a cose. Inoltre, nella giornata del 6 gennaio si era verificata un'altra scossa di entità 1.2 di magnitudo, avvertita come sempre anche dalla popolazione. Passiamo anche a Caserta, sono 106 nuovi casi di Covid nella provincia di Terra di Lavoro, secondo l'ultimo bollettino diramato poco fa dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 965 per una percentuale di incidenza e test del 10,98%, il leggero aumento rispetto agli ultimi giorni. Nel bollettino si segnalano anche 172 guariti e purtroppo altri 7 decessi che portano il totale nella provincia di Caserta 514 da inizio pandemia. I comuni col maggior numero di attualmente positivi in provincia rimangono quindi Caserta e Maddaloni con 212 casi a testa, Marcianise con 184, Mondragone con 175. L'ASL di Caserta intanto ha dedicato un piccolo spazio del proprio sito web relativo al conteggio dei soggetti che hanno ricevuto la dose di vaccino contro il Covid. Secondo l'ultimo aggiornamento, con riferimento a lunedì 11 gennaio, sono state vaccinate 11.421 persone. Consegna effettuata all'ospedale Ave Grazia Plena, 800 mascherine FFP3 sono state donate agli operatori sanitari dell'ospedale di San Felice a Cancello. A dichiararlo il sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida. In risposta all'appello di ieri abbiamo provveduto, come promesso, alla distribuzione immediata di questi fondamentali strumenti di sicurezza. Erano presenti una rappresentanza dell'amministrazione comunale e della direzione sanitaria del nosocomio nella persona di Mario Falco. Ringraziamo, conclude, la delegata alla sanità Anna Maria Calcagno, la protezione civile e la coordinazione Luisa Rivetti, che ci hanno fornito il massimo supporto in queste operazioni. Passiamo come di consueto anche allo sport, iniziando dalla Serie A. Il Napoli ha vinto ieri all'ultimo secondo contro l'Udinese. Gli azzurri sbancano la Dacia Arena per 2-1. A decidere il match la rete al 90° di Bakayoko dopo una partita molto sofferta. Nella prima frazione infatti è stato Insigne a sbloccare il risultato dal dischetto dopo un fallo su Lozano. Il pareggio lo ha firmato Lasagna sfruttando al massimo un errore grossolano di Rachmani alla prima da titolare in azzurro. Il Napoli nella ripresa si è reso poche volte pericoloso, rischiando sui contropiedi della squadra di Gotti. Gennaro Gattuso ha poi parlato anche nel post-gara di Udine. Non era semplice oggi, dichiara, venivamo da una pessima ammazzata sui denti contro lo Spezia. Ci siamo ripresi quello che abbiamo perso per strada. Manca ancora il veleno? Sì, i ragazzi demordono facilmente dopo i gol presi. Voglio vedere anche altre facce della mia squadra, dobbiamo essere più cattivi. Dobbiamo voler spaccare il mondo. Llorente in questo momento non si muove da soluzione di respiro alla manovra. A Napoli dobbiamo meno concentrarci sui telefoni e sulle notizie e dobbiamo capire di dover essere meno Brad Pitt e più Calimero. Passiamo anche alla Serie C Girone C. La Casertana batte il Catania, sempre ieri allo Stadio Pinto per 3-2. Grande partita dei falchetti che tornano alla vittoria nonostante le assenze e le grandi problematiche derivate da un furto poco prima del match.
nel quale sono state portate via magliette e le scappette dei calciatori, riescono a portare a casa tre punti fondamentali che rilanciano le ambizioni salvezza. Nella prima frazione di gioco, Turchetta porta avanti gli uomini di Guidi, pareggio immediato, poi di Piccolo. A inizio ripresa Carillo ha siglato il 2-1 per la Casertana, al 65esimo è stato poi Cuppone a calare il tris. Grande protagonista anche il portiere dei Falchetti, Michele Avella, che ha neutralizzato un rigore a Sarau. Inutili gol di Manè per i siciliani, che ha siglato il definitivo 3-2. Andiamo ad ascoltare proprio le parole del portiere rossoblù Michele Avella. Durante la settimana abbiamo analizzato i vari giocatori del Catania col mister dei portieri, soprattutto il mister Tarallo, che ringrazio moltissimo per tutto il lavoro che mi sta dando. E quindi ci eravamo, diciamo, un po' detti quelle che secondo lui e noi insieme potrebbero essere state decisioni degli attaccanti, e si è rivelata la verità. Il portiere è un tassello fondamentale secondo me in una squadra, e attraverso il lavoro quotidiano stiamo cercando di regalare questa serenità a tutta la squadra, anche se non è facile perché comunque sono ancora molto inesperto, ma grazie, ecco, come dicevo prima, al mister dei portieri e a tutti, anche gli altri ragazzi, a Marco Zivkovic, a Dekic, sono più grandi di me, possono darmi qualche consiglio. C'è stato un periodo in cui c'era un po' di rammarico, ma fa parte del gioco, perché secondo me chi non prova rammarico quando va in panchina non può fare il calciatore, secondo me, perché bisogna voler giocare a tutti i costi. Però grazie anche alla fiducia del mister dei portieri, che mi hanno tirato su, mi hanno fatto capire che comunque col lavoro quotidiano si poteva arrivare anche a giocare, e quindi ecco, grazie a loro mi hanno fatto capire durante quel periodo di rammarico che non era quella la strada del rammarico non porta a niente, ma era la strada del voler fare quello avanti a te fa 10, tu devi fare 100 e così via, e si migliora anche tutti così. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima, come di consueto, alle ore 21. Buon pomeriggio.